puoi farmi un caffè? Sì. E anche un bicchierino d'acqua, ma è a parte o compreso nel prezzo? D'ora in poi sarà bene chiederlo prima per evitare sorprese, perché l'acqua prima del caffè è un rituale sacro, un'abitudine che da qualche parte è diventata a pagamento, portandosi dietro una pioggia di polemiche. Il caso è scoppiato in un bar di San Vito al Tagliamento, dove un cliente si è trovato nel conto anche il prezzo del sorso d'acqua per rinfrescare la bocca prima di gustarsi la bevanda calda. Un servizio in più che nella spesa finale per la tazzina del caffè arriverebbe a farlo costare ben 2 euro. Giusto o sbagliato? E se a finire negli scontrini pazzi fossero anche patatine e arachidi dati gratis per l'aperitivo? In questo momento il nostro bar non viene conteggiato come costo. Non siamo ancora entrati nel mood a Pordenone di far pagare ovviamente il bicchierino, il bicchiere d'acqua naturale del rubinetto. Perché comunque alla fine anche un bicchierino d'acqua, che sia di rubinetto o di bottiglia, implica un servizio. Cioè io devo prendere, farti il bicchiere d'acqua, portartelo al tavolo. Adesso c'è una polemica sterile per tutto ciò che facciamo. È vero che l'acqua del sindaco non ci costa. È vero che il caffè e i fornitori ci costano. Ad esempio ieri si è fermata una comitiva di turisti, sono scese, calcolo almeno 20 persone, hanno preso 2 caffè, ma 20 sono scesi in bagno. Tu devi dare dei servizi, è vero, però dall'altra parte è anche vero che bisogna non abusarne. Noi di bicchierini ne facciamo parecchi, come vede, sono tutti bicchierini. Ma tanti bicchierini d'acqua, ecco, alla fine sono litri d'acqua che vanno via.